Sorge il sole su Monfalcone e i primi turnisti di Fincantieri tornano al lavoro. È arrivata la conferma che i 1.400 operai dell'azienda e i 3.600 dell'indotto potevano rientrare in cantiere. E subito è partito il tantam via SMS per la soddisfazione di tanti che aspettavano questa notizia. Perché come si fa a stare fermo? Abbiamo famiglie, abbiamo le tasse da pagare, roba. Senza lavoro come si fa? Ho perso tutte le ultime ore di ferie che avevo e ora mi tocca lavorare il mese di agosto senza ferie. Niente pausa, ce l'hanno fatta fare adesso e va bene, dai. Meglio così, dai, che si sia risolto il tutto. È durato una settimana il blocco agli impianti disposto dal Tribunale di Gorizia, che contesta la gestione illecita di rifiuti nello stabilimento di Panzano. Un'indagine partita lo scorso anno che ha visto il 30 giugno scorso i carabinieri del nucleo operativo ecologico venire a porre i sigilli e notificare capi d'accusa all'ex direttore dello stabilimento, Carlo De Marco, e ai titolari di 6 aziende che lavorano all'interno del cantiere. Ci ha pensato un decreto legge del governo lo scorso 3 luglio a superare l'interpretazione data dai giudici sulla conservazione degli scarti della lavorazione a Monfalcone, una vicenda che secondo il presidente di Confindustria Squinzi rappresenta quella che chiama la manina antimprese e cita ad esempi la legge sulla punibilità dei reati ambientali e quella proposta sulla class action. Noi risponderemo a tutti quelli che sono contrari a questa politica di mettere al centro l'impresa e il lavoro, e ce ne possono fare di tutti i colori, tanto non ci arrendiamo.